Stamattina per la prima volta, visto che la voglio iniziare a smontare, la sono andato a lavare e ho notato che siamo messi così. Ah, questo calcare. Allora, visto che avevo il prodotto, so che molti di voi le portate in carrozzeria per farle lucidare, però questa roba qui non viene assolutamente via con la lucidatura. I prodotti sotto la luce del sole non vanno usati, quindi prendiamo l'alfa e la mettiamo qua dentro. Avete capito, cari colleghi, perché tanti clienti non si fidano di noi? Tu gli hai fatto pagare 500 euro per togliere 4 gocce in croce di calcare? Sono tanti 500 euro. 100 van bene, dai, 2 ore di manodopera. Ci sta, però 500 euro. Ma te sei fuori come un culo. Vi faccio vedere io il sistema per togliere il calcare. Allora, voglio creare un kit al volo, quindi fatemi trovare la roba. Prima di fare questo lavoro qui, andate a lavare la macchina, fatela come l'avete sempre fatta, sotto i ruli, a mano. La cosa importante è che non ci sia del fango sopra, ecco, che non ci sia del fango da non andarlo a trascinare con lo straccio sulla carrozzeria, perché poi i grafi. Abbiamo bisogno di un pano, due pani, tre pani, ovviamente la solita birra, e questa non deve mancare, e questo prodottino qua costeranno 80 euro, più o meno, neanche, no, guarda, neanche 80 euro. Vengono 17,09, solo che qua hanno messo tre pani diversi, però è uguale, sono gli stessi pani, solo che cambia il colore. Car Pro Spotless Kit Rimozione Calcare, il preparatore 2.0. Tre pani perché uno lo usiamo col prodotto, il secondo lo andiamo ad inumidire e il terzo lo usiamo secco. Quindi prodotto. Pano secco, lo inumidiamo. Se devi fare tutta la macchina, spruzzane un po' di più. Tanto poi dopo quando hai il straccio umido lo mantieni soltanto bagnato, ecco. Lo stendiamo. Lo facciamo agire 30 secondi e poi, visto che comunque abbiamo il panno bagnato, gli diamo un'altra passata. Tamponando un po', standoci un po' lì, ma non dovete neanche andare a stregare molto. Se avete delle macchine scure, non andate a stregare. No, questi pani qua non rovinano la vernice, però non ha senso andare a fare sto movimento qui. Con calma, tanto lo cava, garantito. Ora prendiamo il pano inumidito e andiamo a togliere il prodotto in eccesso. Ecco l'altro pano secco, andiamo a finire, a togliere l'acqua. Sai che non siamo andati male? Guarda, eravamo così, guarda, guardate, guardate, e poi siamo arrivati a questo. È perfetto, sulla carrozzeria anche. Guarda, guardate. Sì, ci siamo, funziona. C'è qualcos'altro di meglio? Non lo so. Io ho fatto vedere questo funziona e se hai bisogno, sono sempre 17 euro, non è che ti vai a rovinare. Tutti quanti noi abbiamo bisogno di soldi, però non vendiamo della roba in più. Se il cliente ha chiesto la decalcificazione, se non sei aggiornato, aggiornati, i prodotti ci sono. Non ha senso vendergli la lucidatura. Non fargli pagare 500 euro per togliere due marchi di calcare, perché poi la gente ci rimettiamo tutti, ci rimettiamo noi carrozzai, ci rimettono i lavaggisti, ci rimettono quelli che fanno del detailing, ci rimettiamo tutti perché dopo ci danno dei ladri. Sai che ho pagato 500 euro per togliere due gocce di calcare? Ci rimettiamo tutti, capito? Bisogna essere onesti, quello ripaga sempre.